Sono Silvia Carniel, ho 50 anni, sono mamma di una ragazza di 16 anni, sono di Settimo Torinese, sono biologa e da sempre sono ecologista e ambientalista. Poi di professione però mi sono occupata di sicurezza sul lavoro e anche di ambiente. Ho aiutato a portare alla certificazione ambientale un'azienda, mi sono occupata appunto e mi occupo tuttora di sicurezza sul lavoro. Non come mero adempimento legislativo, ma come integrazione della sicurezza in tutte le fasi lavorative. I casi della vita poi mi hanno portato a iscrivermi anche alla facoltà di tecnico della prevenzione. E questo in realtà, questa facoltà mi ha aperto a una nuova visione del mondo. E grazie appunto a questa esperienza e anche al fatto che da 8 anni lavoro in una struttura sanitaria, mi sono resa conto che il compito primario di un politico, di un amministratore, è quello di garantire la salute dei cittadini. Ho la piena consapevolezza che un amministratore, un politico, devono occuparsi essenzialmente della salute dei cittadini, dove per salute intendiamo la condizione di totale benessere fisico, psichico, sociale ed economico. E quindi questo, insieme al fatto di essere mamma e di avere la preoccupazione di lasciare a mia figlia un futuro migliore, hanno fatto sì che io mi sia attivata e abbia trovato nel Movimento 5 Stelle tutti quei principi che da un anno a questa parte sto portando avanti per far crescere la comunità, sia nel mio territorio, quindi Settimo Torinese, sia in regione partecipando al gruppo di lavoro salute. Per quello che riguarda il mio impegno nella regione, chiaramente vorrei sfruttare le mie competenze, quindi vorrei impegnarmi per promuovere la sicurezza sul lavoro, sia per quanto di competenza regionale, sia lavorando insieme alle aziende affinché la sicurezza diventi veramente un'opportunità non solo di adempimento normativo, ma di crescita e di competitività aziendale. E poi chiaramente ritengo fondamentale impegnarmi per promuovere la salute e quindi spostare il focus dalla sanità alla prevenzione. Dal momento che uno degli ambiti regionali è anche quello della formazione professionale, porterò avanti sicuramente un discorso di formazione vera e seria affinché tutti i cittadini abbiano diritto ad acquisire quelle competenze necessarie per appropriarsi della propria vita e del proprio cambiamento. Una caratteristica di me: sono tenace, mi piace lavorare in rete, mi piace lavorare in gruppo e una volta una collega ha detto di me che oltre alla laurea in biologia, avevo la laurea in buona volontà.